Vediamo ora l'assetto pescante della bicettina che ci ha fatto tanto divertire appena siamo arrivati. Un trave abbastanza semplice, composto da tre attacchi molto ravvicinati, ma noi abbiamo utilizzato solamente il più basso vicino al piombo e il terzo in cima, costituito da dei nodi stop realizzati direttamente sul trave, due perline che fanno da paracolpi tra il nodo e l'altro e la girellina del 24 all'interno che è libera di scorrere. In basso troviamo lo stesso identico sistema, per cui, come dicevo, due nodi di stop anche qui realizzati sempre su questo trave che è un 0,37, due perline libere di muoversi in questi 2 cm e la girellina del 24. Il terminale abbiamo utilizzato 0,18, 0,20, un metro sia sopra che sotto, e il moschettone, girellina, moschettone, dove possiamo andare ad intercambiare anche qui il piombo in base alle esigenze di pesca. Terminali relativamente corti per pescare nel sottoriva e inneschi molto piccoli. Questo perché immaginiamoci la scena di quello che stava accadendo questa mattina quando siamo arrivati, per cui una forte presenza di serra che cacciavano e pesce fortemente disturbato, schiacciato nei primi metri da terra. Per cui inneschi molto piccoli, pesce che arriva, mangia, non ha tempo di assaporare il nostro innesco, di mangiare in tutta tranquillità, per cui arriva, mangia, aggredisce e scappa velocemente. Come abbiamo visto, un'oratella addirittura è stata allamata fuori. Per cui, come ripeto, il pesce arriva, mangia velocemente infastidito e con dei piccoli inneschi abbiamo più possibilità con gli inneschi piccoli che il pesce possa prendere anche l'amo.